Salve a tutti ragazzi, sono un nemico a caso sul tubo. Ok, e oggi siamo morti in un grave pericolo. C'è un fantasma nella mia camera da letto. Dobbiamo tenere la luce spenta prima che si accorga di noi. Non penso che giusto una piccola accensione della luce farebbe mai male. Ok, ho provato quest'intro. Vabbè, discutibile. Siamo tornati su Stealth Singularity. La mini webcam vi beccate perché sennò non ci vedo un cacchio. Sono qua per comunicarvi una molto triste notizia. Ossia, ecco. Allora, la triste notizia è che ho registrato dei video, ma è crashata la registrazione, quindi ho perso il file. E in quei video ho sbloccato l'uomo, cioè l'umanità. Ed anche il neolitico e un sacco di altra roba qui. Cioè ragazzi, volevo mostrarvela veramente. Mi dispiace veramente. Però adesso siamo passati l'età della pietra al neolitico. E non ho molte idee, se devo essere una persona molto onesta. Quindi direi di dare una spintina. Ops. Una spintina qui per produrre idee un po' più in fretta. E di andare avanti con le cose qua che non ho sbloccato. Allora andiamo avanti col forno. Ci vuole il fuoco per creare porcellana dall'argilla rimodellata. Useremo un forno per quel calore che ci serve. Perché ragazzi, qui ci sono le sculture. Sì, ho sbloccato anche la religione, ma mi chiedo perché l'ho fatto. Stupida la religione. Secondo me, ovviamente, non dovete lasciarvi influenzare da me, perché io sono un pessimo esempio per tutti voi. Ok, comunque abbiamo il neolitico. Ne abbiamo ben... Evviva. Da cacciatore ad agricoltore, i primi villaggi iniziano a formarsi. Alcuni sopravvivono al neolitico con il coraggio, altri con la codardia e l'intelligenza. Phil Roth, il regista. Sì, quindi siamo arrivati fino all'umanità, ma dobbiamo ancora continuare a evolverci. Allora, direi di prendere i vestiti, perché sarebbe molto inaccurato vedere gli umani qua così, con i vestiti, se non ho ancora sbloccato i vestiti. A proposito, c'è un achievement che dovrei anche raccogliere magari, così ottengo delle ricompense. Evviva. Comunque, vestiti. Dalla pelle di animali alle prime fibre, i nostri corpi sono meglio protetti dagli elementi quando indossiamo vestiti. Oh. E questo ci porta alla tessitura. Interlegare fibre e fili per renderli più forti. Questo è il primo metodo di produzione tessile artificiale, permettendoci di creare vestiti e stoffa. Buono. E la vela, mi sembra una cosa abbastanza importante. Viaggiare su barca è più rapido che sulla terraferma, ancora di più se si fa buon uso del vento, ok? Abbiamo già le nostre barche. Tra l'altro qui c'è la prossima età, sto notando. Ceramica, neolitico, 40%. Ora controlliamo l'argilla, buttiamo via questi utensili in pietra. Presto merceranno creazioni assai più comode. Evviva. Ecco, la ruota tipo è molto importante. Una delle prime e più profonde
Una delle prime e più profonde innovazioni, un progetto semplicissimo, eppure dalla ruota ne è derivata tanta di quella tecnologia, soprattutto nei viaggi da trasformare il mondo rendendo impossibile un mondo senza di essa. Beh, la ruota. Ingranaggi! Ok, I think it's a little bit inaccurate, penso che sia una cosa stupida, perché gli ingranaggi come? Non è una cosa del neolitico secondo me, ma va bene, va bene. Un primo avanzamento meccanico, gli ingranaggi combinano più di una ruota dentata per rendere macchine e attrezzi più potenti che mai, evviva. Sì, evviva! Ah, giusto, tra l'altro c'è l'agricoltura che penso sia abbastanza importante. Quindi cerchiamo anche di non dimenticare quella. Non serve raccogliere piante e frutta quando possiamo crescere le coltivazioni da soli. Non siamo più costretti al nomadismo. Per la prima volta possiamo insediarci. Gli umani imparano a controllare le coltivazioni, si insediano e crescono, evviva. Ah, allevamento di animali e città. Quello che partì da piccole comunità agricole si è evoluto oltre i villaggi semplici, le prime città sono nate. Bene. Miniere di minerali e scrittura. Ah, usciamo dalla preistoria quindi adesso. Ve ne sono tante di risorse di valore sepolte sotto la terra. Costruiamo delle miniere per accedere a tutta questa ricchezza. Bene. Ah, metallurgia. I primi utensili erano fatti in pietra, ora lavoriamo con i metalli più forti e resistenti di materiali usati prima d'ora. Ok, in sintesi facciamo utensili di metallo adesso meglio. E il vetro, wow, quanta roba. Con il dominio sulla scrittura, le nostre idee e impressioni non sono più effimere, ora sono scritture sulla pietra, letteralmente. Lo sento solo io? O sembra che c'è qualcuno che canta? Pure l'avrete sentito anche voi. C'era tipo qualcuno che cantava canzoni religiose. Che si è usciti dalla preistoria, però la Madonna. Sì, però magari allevamento di animali anche questo è molto importante. Perché cacciare quello che puoi allevare e macellare? Wow. Ragazzi, non sono un animalista perché la carne di animali è buona, però pensateci bene. Stiamo sfruttando gli animali così. Cioè, quello che cioè, come se non ce ne fregasse niente, come se li volessimo solo perché è un nostro bene. Spero mi abbiate capito. Vabbè, aratro. L'agricoltura è un lavoro estenuante, ma la nostra ingenuità troverà sempre nuovi modi per avanzare. Di certo, quando verrà il momento di piantare le coltivazioni, ci saranno modi migliori per preparare il terreno che fare il lavoro a mano. Ok. Quante ne facciamo? Un bel po'. Allevamento di cavallo. Bestie da fatica o destrieri da guerra. Abbiamo addomesticato il cavallo e le possibilità abbondano. Ci stiamo evolvendo. La biga. Anzi, fertilizzante. Anche i nostri raccolti devono mangiare e terreni fertilizzati assicurano raccolti migliori. Alco. Ragazzi, l'alcol è una cosa molto importante. Così possiamo ubriacarci. Come si fa senza l'alcol? Mi chiedo, ma questo si connette a questi pu tre puntini qua? Perché da cervello umano poi non si è più andato avanti. Boh, l'alcol, ovviamente. Con il vino e la birra, l'alcol diventerà un elemento fondamentale della civiltà. Ma per quanto sia efficace disinfettare le scorte d'acqua infette, stai attento, se ne bevi troppo ti accadranno cose brutte. No, non ho bloccato niente con l'alcol. Ah, ok, quindi si utilizza per, come si dice, curare le ferite, ok, creo, non so cosa. Ok,
Frodo c'è anche quello, sì. Oh, boh. Biga. Una prima scoperta nel trasporto, nella guerra. Le bighe ci hanno resi mobili, soprattutto in battaglia. Nulla? Nulla? Poi ragazzi, qua c'è roba. Cioè, dobbiamo avere tanti umani, certo, ma però c'è roba, è questo che intendo dire. Veniamone ancora un po'. Età del bronzo. Prima il vetro, però. Inizia con la sabbia, mescolala con cenere e calcare. Metti in forno finché si riscalda ed ecco il vetro. Dalle tazze alle finestre, dalle statuette agli specchi e te le copi. Mettiamo i nostri vetrai al lavoro. Stiamo calmi che questo video sta uscendo un po' lungo. Direi di prendere l'età del bronzo e poi di concludere il video. Età della pietra, del bronzo, del ferro. Definiamo intere epoche dell'umanità dalle tecnologie che usa. Reed Angus, tizio. Beh, è vero, se ci fate caso. Età raggiunta, età del bronzo. È una... incudine con un martello. Fa come se stesse venendo lavorata da un fabbro, ma non c'è. Ah no, eccolo il nostro fabbro. No, comunque questo è il neolitico. Una casa con un tizio fuori che zappa. So che dovrebbe rappresentare cos'era tutto quel periodo storico. Certo, non sono così stupido, ragione. Però sì, un po' poco. Comunque vedo che iniziano a costicchiare un po' queste cose, oh, guardate quante idee che facciamo al click. Ok ragazzi, questo video uscirà un po' più lungo, però c'era una cosa che volevo prendere. La musica, età della pietra 50% più efficiente. Una delle prime forme d'arte. I primi umani sono in grado di cantare, creare e suonare. Strumenti rudimentali. Abbiamo creato un flauto. Evviva. Però adesso abbiamo poche idee. Perfetto. Prendiamo un po' di queste. Ora sono nell'età del bronzo. Fondendolo possiamo creare materiali assai più forti e resistenti che mai. Armi e utensili in rame possono considerarsi obsoleti. Wow, chill out. Aritmetica. Abbiamo dominato le somme di base, addizione, sottrazione, prodotto e divisione. Tali abilità ci saranno utili nella vita di ogni giorno. Sì, mi ho rovinato la vita a tutti. Luzzero. Ok ragazzi, non vorrei divulgare un po' troppo, perché siamo quasi a un quarto d'ora. Quindi facciamo che queste cose le tengo per il prossimo video, ok? Inizia a diventare molto più interessante adesso il gioco, Comunque questo video di Stealth to Singularity termina qui. Spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!